Riallacciandoci a quanto detto anche Coach Prandi, un tuo giudizio sulla prestazione di Osvaldo? È facile quando uno gioca così, capita, no? È una caratteristica che hanno a volte certi opposti di alto livello, di trovare un'ottima giornata e quindi cominciare ad attaccare bene sia le palle facili, le palle difficili, le palle di sicurezza, visto che una palla stranissima che è arrivata da dietro, ha fatto un colpo che a volte questo ovviamente ti dà entusiasmo Osvaldo è un ragazzo forte, ovviamente così non può più fare come faceva una volta, che probabilmente queste partite le giocava più spesso e poteva allenarsi sempre ad alto livello. Adesso è un ragazzo che va gestito, noi stiamo facendo tentativi diversi per provare a gestirlo. Oggi siamo molto contenti, lui ha avuto qualche problema in una settimana, tu lo sai, però Ormai hai praticamente affrontato tutte le grandi, addirittura macerate una o due volte. E Roma è Adesso pronta? fai attenzione dopo una permessa così, perché ti sei in Nel discordia. senso, credi che Roma sia alla pari delle grandi di questo campionato, a questo punto della stagione? Tutte le squadre sono in fase di costruzione, hanno delle cose che funzionano, delle cose che non funzionano, anche noi abbiamo delle cose che non funzionano, si va avanti per prepararsi a quelli che poi sono gli obiettivi importanti. Noi gli obiettivi importanti ovviamente sono già adesso, perché puntiamo a stare nelle 8, che è quello che la società ci ha chiesto. Questo probabilmente ci fa giocare anche un po' più tranquilli. Adesso oggi siamo più a volte tranquilli, sapevamo che giocavamo contro quelli che finora avevano dimostrato di essere più bravi. Avevamo qualche problema, Savani non l'abbiamo neanche portato. Io ho detto, giochiamo, questa ovviamente è una condizione che ti avvantaggia. Poi dopo se becchi una giornata così, che fai pochi errori, alcuni giocatori importanti fanno una gran partita, sono in stato di grazia, diventa anche difficile per l'avversario. Quanto sarà difficile adesso il tuo lavoro nel mantenere... Ovviamente, come tutte le squadre, cercheremo di mantenere a lungo questa condizione, poi andremo incontro a delle crisi e poi quando avremo le crisi diremo che non ci alleneremo più bene, che ci sono dei problemi, che insomma è normale, sarebbe bello che fossero delle partite per Invece vincere qualcosa, invece per contenere l'entusiasmo, non credi che ci stiamo sia... già lavorando da un po' per fare questo e quindi mi aspetto degli elogi in settimana, so che gli elogi indeboliscono un po' mentalmente, quindi cercheremo di fare attenzione, anche se poi sono cose che puoi gestire fino a un certo punto. Hai avuto qualche sensazione particolare provando di qua? Sì, ho fatto molta fatica a entrare in partita perché è casa mia e per di più ho lavorato molto da secondo allenatore, quindi poco, pochissimo, da primo allenatore. Insomma, poi volutamente oggi sono entrato all'ultimo momento perché sennò era più il tempo che ovviamente passavo a salutare tutti, c'erano più quelli che conoscevo qua dentro di quelli che non conoscevo e insomma, si viene a casa molto raramente. Ho cercato di combattere, per fortuna i ragazzi mi hanno dato una mano, non ho fatto molto oggi sinceramente da fuori, ho fatto tutto loro da dentro perché non so se oggi sarei stato all'altezza della situazione, dico la verità. Adesso non è che sbagli a leggere gli scout. No, è andato sbagliato, ho fatto casino, adesso